Ciao a tutti ragazzi, sono RyuZenka. Allora, oggi è uscita la nuova versione di The Forest, come potete ben vedere anche l'ascia normale adesso para, quindi siamo molto avvantaggiati. Purtroppo, quando salvi e rientri nella partita non ti lascia nulla come prima, quindi un pro e un contro di questa cosa. Attualmente sono i Burinos che mi vogliono fare il culo, ma fino adesso ne abbiamo già accoppati un paio. Sto cercando di resistere, ovviamente devo finire di aprire le valigie per cercare almeno qualche medicina per curarmi. Intanto sto aspettando che si cuocia il mio coniglio, bel coniglio arrosto. Ovviamente i burino sono sempre stronzi, sono un po' meno aggressivi, quindi c'è possibilità anche che non diano fastidio. Ecco, mangiamo, che è la meglio cosa. Questa valigia l'ho già aperta. Come vedete, già ne ho accoppati un paio dei nostri burinos. La pallina lanciala, che fa schifo. Speriamo di trovare qualche medicina, se no mi toccherà mangiarmi un altro coniglio. Comunque è meglio metterlo a cuocere, perché qui il piatto piange. Mettiamoci un bel drago di Komodo. Intanto continuiamo a aprire la valigia. Sto cercando di costruire casa. Penso che non riuscirò a farla perché penso che mi accopperanno prima. Però in quel caso approfitterei per... Ah, ho trovato le medici. Bastardi, burini, sozzi. Scusate, c'era il mio coniglio a cuocere. Lo vorrei mangiare. È mio. Voi fatevi i cazzi vostri, se ci riuscite. Grazie, mangiato. Era buono però, grazie. Allora, c'è una novità. Arrivato a un certo punto, no? Se voi indietreggiate, tanto con la vostra ascia che può parare, potete farlo. Arrivando nell'acqua, a un certo punto i burinos non vi seguono più, vedete? Se la stanno dando alla grande. Adesso io indietreggio ancora un po'. E ops, guardate, guardate come scappano. Guardate. Quindi, la cosa migliore è mettersi sulla spiaggia e quando siete a un certo livello dell'acqua, i burinos si levano i coglioni e quindi... Siate proprio mici mici bau bau. Allora io a questo punto, visto che i burinos se ne sono andati, direi di andare a dormire, così ci svegliamo il giorno dopo e siamo pronti per fare i botti. Certi burinos, alcuni sono rimasti. Sinceramente parlando, li vorrei accoppare perché sono dei pezzi di merda. Però se abbiamo la pelle del drago, io la equipaggerei in modo da poter combattere. Perché io i Purinos li odio! Ve odio, burinoni! Vieni, bellina, vieni! Vuoi un bacino? Vieni, vieni, vieni! Vieni, vieni, ti do un... Vieni, vieni! Non vuoi un bacino? Guarda, io non so Caruso Pascoski, Tranquilla! Ti do un bacino come ho fatto con lei! Ah, ovviamente i burino sono bastardi. Per quanto riguarda la locazione, non è che è casuale, l'ho scelta io apposta. Cioè, questa locazione che è così familiare, anche perché tra le tante cose che seguo, non si è capito che seguo un certo youtuber, oltre a un altro. Questo youtuber mi fa sganasciare dalle risate, quindi che ben venga. Senti, Ciccio, arrivo io. Ciccio! Guarda che... Che cos'è? Che è successo? Che cos'era? Era l'ombra a forma di ondata di sangue? Burino. Burinone? Che fai, scappi? Burinone! Questi sono troppo forti, no? Quando li insegui te... Vabbè, quando li inseguo io, questi scappano perché sanno che stanno facendo la merz. Tanta... Tanta cacchina. Sono qui per te, vieni. Vieni a salutare. Ah, vieni a salutare, vieni a salutare! Salutami! Salutami! Vieni qui, salutami! Non mi saluti? Brava! Brava, adesso ti saluto io. Salutami! Salutami! Ho detto mi devi salutare! Dove vai? Tanto tornerai! Tornerai da me! Per il bacino! Non pensare davvero che io stia qui a vendere carciofi! Eccola, ritorna per il bacino! Vai, dammi un bacino! Dammi un bacino! Brava! E adesso è finita per te! Piccola donna.
Lo so che non sei crepata. Che te pensi che vendo i carciofi? Ok, abbiamo eliminato la nostra simpaticissima indigena. Perché sti burini vanno pistati forte. Capiranno finalmente con chi hanno a che fare. Vabbè. Sinceramente non servono a nulla, però io un'effigie la farei. Questa semplice, tanto non servono a niente. Sono solo così per sport. Oh beh, un di Genovi, eh! Aspettavo proprio a te, guarda, mi serviva una capoccia. Me la dai tu? O me la dà lei? Qualcuno di voi sgancerà una capoccia oggi. E mi sa che la sgancia lei. Mocco ho fatto a pezzi, amichetta tua, che fai? Vieni ancora? Vieni a salutarmi? Digeno? Burinone? Mi manca una capoccia sola, e forse è la tua? Poverini, tanto ne avevo già ammazzato un altro qui, quindi mi piglio la sua di capoccia. E arrivederci e grazie. Ah, mi servono un po' di sassi. Cosa facilmente reperibile da questo lato. Fammi controllare perché qui i Burinos danno pieno sfogo alla loro fama. Perfetto, dovrei avere abbastanza sassi, però prendiamone qualcuno in più, non fa mai male. Diamogli pure fuoco. Vediamo se hanno capito con chi hanno a che fare. Qui ravviviamo il fuoco che fa mai male. Yeah, giocate con la pallina. Che de palline ne avete rotte parecchie fino adesso. Ma perfetto, le medicine mi servivano. Sono full, però sempre meglio avercele. Strano, dovrebbero stare qua le medicine. Vabbè. Ho trovato il registratore. Che ci faccio? Il registratore mica c'era prima, eh. Ragazzi, io il registratore non l'avevo trovato. Ma comunque con questa nuova versione sicuramente qualche nuovo up to date è stato realizzato. Quindi lì c'è il capo di burini, quello con mille cose. Che non ho capito se si sta allontanando perché ha paura delle effigi. Comunque in quel caso vuol dire che hanno fissato le effigi e funzionano. In quel caso ne piazzerei anche un'altra vicino casa. Perché stiamo costruendo casetta, io voglio una certa sicurezza. Costruiamo un'altra di queste semplici qui, ecco qua. Vediamo un po'. Ci mancano tre capocci. Prima o poi qualcuno verrà per farsi ammazzare, quindi avremo anche le altre nostre tre capocci. Qui c'è uno squaletto, una zozzeria. La tartarughina, ciao tartarughina. Tanto è inutile che ti ammazzo, non serve a niente ammazzate. Però questo ci dà una capoccia. Bello del zio, dammi la roba. Ci dà una fornitura proprio non illimitata, ma una bella fornitura. Ci serve un po' dei legnetti. Andrei a prendere, magari incontro qualche burino durante la strada. Ciappetti. Ci serve qualche altro ceppetto.
Che ovviamente qui non mancano davvero. Devo stare molto attento perché non stanno lì a vendere carciofi i nostri amici porini. Sono rimaste due teste da rimediare, ma le rimedieremo. La nostra effigie sta lì e fa il suo lavoro. Cosa è molto positiva. Qui stanno un po' dei ceppetti, se li piamo. Io a sto punto prenderei un po' di legno per finire di costruire casa. Quanto siete stronzi. Sì? Cosa? No, ma non questa cosa proprio. Se ero full di vita. Mi ha tirato una mazzata così al. Ma manco ti dico che mi ha dato una mazzata in corsa. Vabbè. Questa cosa proprio è una cazzata. Una stronzata di primissima categoria proprio al 100%. Comunque. Il gioco è questo. Finché non correggeranno alcuni bug. Cioè, questo è un bug assurdo perché. Da quando qua lui te leva una mazzata con una cosa sola. Tira solo una mazzata. Se te la tirava in corsa e tu stavi fermo, non ti avrebbe ammazzato. La luce qui dentro non si vede un cazzo. Io spero che voi qualcosa ci vedete, ma io non sto vedendo niente. Ma proprio niente di niente. L'accendino proprio fa ancora meno luce di quanto ne doveva fare in origine, quindi non si vede un cazzone. C'è la fiera del teschio. Casa è lì, ma qui non si sa che c'è. Mi sa tanto che hanno cambiato la grotta, quindi vuol dire che nella grotta non c'è più quello che c'era all'inizio. Guarda che cazzo, porco. Pure questi ci stanno. Metti lascia, tacci vostri. Ci stanno. Le trigambone sisone. Che cazzo sono, non lo so. Non le avevo mai viste. Belline, se. Oddio, la roba. Questi sono ancora peggio di quello che mi aspettavo. Sta pure i burinos. Sta a posto proprio. C'è il burino quello fio della mignotta di prima. Io sto in direzione giusta. Fammi andare nella direzione giusta perché. Sì, burinoni. Ricordate che finché sto in parata voi la via del culo. Sali, sali, sali. Che più sale meno fa male, eh. Sali, sali, non far fio della mignotta. Comunque la grotta non conviene più andarci perché, come avete ben visto, è pericolosa. Ci sono un po' di valigie sparse a random. L'accendino non ci dà assolutamente il supporto che ci serve. Quindi tutto quello che si ricordavamo all'interno della grotta non c'è più, c'è ben altra cosa più pericolosa e minacciosa. Qui ci stanno cadaveri di un po' di persone. Non perdemo se. Qui sto scendendo, devo risalire. Casa è lì. C'è un'altra burina. Sì, a burini. Voi sarete pure burini, ma io mica sono scemo. Sì. Certo, perché secondo voi io sto qua a vendere carciofi. Di solito li vendo.
Potrebbe capitare a chi io vendo, però non li vendo. Perfetto, i burini se ne sono nati. Certo, sta grotta è molto più grande di come era prima. Questo ha tirato un'accettata sola, è già stanco. C'è qualcosa che non va. Ah, ecco. Qui ci stanno altri burini. Che palle. Ma è una fiera? Ve pagano? Io non lo so se ve pagano, però sinceramente spero di no. Perché sinceramente voi manco un euro dovreste prendere solo per un pei coglioni. Sì, tanto lo sai, finché sto imparata non mi levi niente. E poi guarda come sto messo. Sto una zozzeria incredibile. Comunque sta grotta è immensa, è più grossa di quella come era in origine. Le modifiche sinceramente non mi sono piaciute. Comunque cercherò di ricordarmi comunque la strada. La grotta è lì, io sono qui, l'aereo è laggiù come potete ben vedere. Problema fondamentale sta... Perfetto, delle erbette curative. Le andrei a ravanare, queste mi fanno... Recupera qualcosa sicuramente. Accendi, non serve più un cazzo, levalo. Dov'era l'aereo? Eccolo. Stiamo attenti a non mangiare niente perché basta una baccuccia. Ti mangi una baccuccia fatta male e ci resti secco come un salame. Ci abbiamo da mangiare? No, non ci abbiamo da mangiare, quindi devo assolutamente prendere qualcosa per la colazione. Qualsiasi cosa, coniglietto, dragoccio, quello che cazzo è. Il problema fondamentale è che qui ni vedo. Sto a girare pure in una zona a alto rischio perché quelli si appizzano sopra l'albero, me ne casca uno in testa, manco me ne accorgo. Vediamo un po' se c'è qualche altra valigia da spaccare, a sto punto vediamo un po' se trovo qualcosa. Tartarughe e ammazzi non te danno un cazzo, quindi non sono una fonte di sostentamento. Lo squalo non lo può mangiare. Vabbè che era pure mezzo ammarcito, la zozzeria. Andiamo che hanno acceso. Barrette. Beh, che c'è tu rifà? No! Ah, vaffanculo, sveglilo. Pure le musichette ci stanno, porca mignotta. Spegnilo, che devo fare? Vabbè, ogni volta c'è una musichetta diversa. Che fantasia pure questi.
visto un burino se fa su e giù. Guarda, guarda come corre. A destra e a sinistra come i coglioni. Beh, io mi mangerei qualche altra barretta. Ci dà un bel sostentamento. Dai, sono qui. Mi aspetti? Chi arrivi, prima te o prima lei? Scegliete. Forza. Ce n'è anche per voi. Adesso cambio strategia. Quando cascate per terra aspetto che rivenite. Giro giro tondo, casca il mondo, casca la terra. La signora per terra. Guarda come gira, pare una cretina. Mi posizionerò sulla sua linea di tiro. Guarda come giro. Fare il giro arrosto. Oddio, è un giro arrosto. Dai, il giro arrosto te lo do io. Bellina. Ti piace il giro arrosto? Il giro arrosto. Giramela! Giramela! Vabbè, adesso abbiamo fatto il giro arrosto con lei, ma faccio il giro arrosto pure con te. Vieni, ciccio, ti piaccio. Lo fai il giro arrosto? Giro arrosto? Allora te giro io, va, imbecille, ma che te sto a venire. C'è il giro arrosto! C'è il giro arrosto. C'è il giro arrosto. Oh, meno male. Ho girato come pochi proprio. E adesso dammi la roba. Che con te ci faccio un spezzatino per Capodanno. Ma no, ma che cazzo. Vabbè ragazzi, tanto ho salvato la partita, noi ci vediamo sicuramente con un altro video, spero che vi scompiscerete dalle risate come ho fatto io, noi ci vediamo ai prossimi video, e ciao!